l'aggregazione giovanile nasce sicuramente in modo spontaneo e quindi parlare di un luogo strutturato e pensato per i giovani forse è già un concetto passato. È molto importante riuscire a cogliere questa spontaneità dei ragazzi e quindi è vero che dobbiamo noi tenere il territorio tutelato e quindi controllato, nel senso che sia in sicurezza, però è altrettanto vero che i giovani si aggregano negli spazi che più ritengono idonei alle loro passioni e a ciò che amano fare. Non ci sono difficoltà. Difficoltà nascono quando non si vuole creare un momento di ascolto, quindi è evidente, se noi non vogliamo incontrare i nostri cittadini, e specialmente i cittadini, quelli che hanno idee, chiudiamo tutti i canali d'accesso. Diversamente è semplice, basta creare un momento, un invito semplice ad una riunione aperta e lì ci confrontiamo, ci ascoltiamo. Non c'è una pubblica amministrazione che ha in questo senso delle difficoltà. Le difficoltà possono essere legate alle risorse, come diciamo sempre, ma spesso anche quella è una scusa. Quindi se abbiamo la volontà di creare un momento di condivisione e d'ascolto, questa forse è l'occasione per farla. Quindi ripartiamo veramente da quello che vogliamo per la nostra città, per il futuro, parlando con chi quel futuro poi lo vivrà, non solo con chi diciamo, ha già fatto un percorso di vita. Quindi cerchiamo di intercettare veramente i nuovi bisogni. Probabilmente avremo uno spazio di vita per tutti più adeguato. Progettazione è l'unico modo per riuscire a pensare una nuova città. Quindi le risorse pubbliche stanno diminuendo e quindi è importantissimo in questo momento non progettare più da soli gli spazi di vita delle persone e tanto più dei giovani. E quindi l'unica strada è ascoltare i giovani, capire con loro quali sono gli interessi e poi andare a coprogettare e quindi a stanziare risorse pubbliche in modo corretto e sensato.